Oh Robin, ma se fai tutti questi video, ma perché non ci dici qualcosa del posto? Cioè non si vede tanto, non si capisce. Tu stai, che posto è? Ma perché, dove sei andato ad abitare? Sapessi quante storie, dove sono andato ad abitare. Sono qui che vivo sull'isola di Terceira. Terceira? Che è? Terceira è un'isola che fa parte dell'arcipelago delle isole Azzorre, che si trovano al centro dell'Oceano Atlantico, a metà strada fra il Portogallo e gli Stati Uniti. E lì in mezzo al mare, che devi stare 2 o 3 ore in volo dalla costa del Portogallo, devi fare tipo 2 ore e mezza di volo per arrivarci. Quando stai là bene in mezzo al mare, ci sta un gruppo di isole, fra cui questa Terceira qua, dove sto io adesso, e che è un'isola di contadini. Per quello vedi tante mucche, senti tanti galli, ma non vedi tanti pescatori. Come mai? Si sa sempre, non si sa mai come mai. Perché? Perché ci hanno già pensato quelli delle isole vicine, diciamo sono arrivati prima e tutte le barche se le sono fregate loro. Quindi qua sull'isola di Terceira hanno detto, beh, ma noi che facciamo? Ci hanno fregato tutti i pesci, tutte le barche ce l'hanno loro, noi ci abbiamo le donne. E abbiamo un sacco di spazio libero. E quindi che potremmo inventarci? Beh, quelli più svegli hanno detto: beh, qua è un bel casino perché sono tutte pietre, è un'isola vulcanica, tutte pietre, roccia dura, proprio fastidiosa, tira un sacco di vento. Ma come facciamo noi qua a rendere questo spazio? È venuto uno, ha detto: ehi, c'ho un'idea, perché non pigliamo tutte queste rocce vulcaniche, ci mettiamo tutte belle in fila, facciamo dei bei muretti, di modo che con i muretti ci ripariamo dal vento e dentro i muretti ci facciamo dei begli spazi dove creare dei giardini, dei frutteti, delle cose che altrimenti non si potrebbero fare proprio perché c'è il vento e c'è tutta questa roccia. Ma noi la roccia la togliamo, la utilizziamo ad un buon fine e quindi convertiamo il tutto in un piccolo paradiso terrestre. Ah, gli altri hanno detto, beh, mica male quest'idea. E in effetti si sono dati da fare, parecchio devo dire. Hanno raggiunto dei risultati spettacolari, per cui io mi trovo all'interno di quest'isola che è grande, diciamo circa 20 per 20, 400 km quadrati, è possibile? 20 per 20, 20 per 20, sì. Quanto ci vuole per girare quest'isola, Robin? Ma guarda, se prendi la macchina, ti siedi dentro, metti la marcia, vai. Fai partire il cronometro, fino a quando ritorni indietro ci vorrà 1 ora e mezzo, 2, insomma, non è proprio giretto di Peppe, c'è un bel girone. E che ti posso dire? È tutto così come qua dove sto io, o poi il resto è tutta città, grattacieli, eccetera? No, è molto così come qua dove sto io. Gran parte, anzi ancora più, non dico selvaggio, ma sì, c'è una grandissima parte dell'isola che è proprio così come la natura l'ha fatta, senza intervento dell'uomo. Ma ci sono tanti piccoli paesini, molto molto tranquilli, il turismo non è molto sviluppato qui, quindi non ci sono grandi resort, non ci sono grandi spiagge, non ci sono temperature tropicali, l'estate si arrivano a 26-28 gradi, si sta sempre bene, anche l'inverno è un po' come la primavera. Questi lati interessanti e positivi: grande natura, tranquillità, serenità.
la vita costa relativamente poco se vivi della tua terra e di quello che produci, costa relativamente di più invece se vai a acquistare tutto quanto, perché poi, nonostante tutta questa ricchezza, loro, adesso lasciamo da parte i motivi o le colpe, importano gran parte di tutto quello che si mangiano, dalla frutta eccetera. Il lato positivo è che però gran parte delle persone, per esempio, che abitano qui intorno non comprano niente, perché c'hanno le loro uova, c'hanno il loro, ecco, il latte lo devono comprare, però hanno tutta la verdura, la frutta che gli serve qui a loro disposizione. Quindi un mondo di uccellini. Thank you.